Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Arilu ed oggi parliamo di una cosa che è fondamentale quando si gira un video musicale. Avete presente quei videoclip in cui c'è il cantante che canta, poi magicamente la scena si rallenta tantissimo, poi velocizza veloce, poi torna a velocità normale? Ok, questa è una tecnica che sfrutta lo slow motion per tirar fuori questo effetto visivo, un effetto che viene utilizzato in Italia in realtà a livello big poco, quanto più all'estero e quanto più nei videoclip rap, preso tantissimo dalla Francia e dall'America, però comunque ultimamente lo vedo utilizzato più o meno bene, o comunque lo slow motion viene usato sempre, però vedo lo slow motion fatto male perché evidentemente non si sa come si deve fare sto benedetto slow motion, e a differenza di quello che si pensa il fattore slow motion è una cosa che si fa in camera, cioè se non ho la ripresa girata come deve essere girata, poi effettivamente quando andrò a vedere la mia clip rallentata la vedrò scattosa. Quindi con questo video vorrei spiegarvi un attimo come riuscire a realizzare uno slow motion fatto bene e quali possono essere i pro e contro di fare una ripresa diversa dai 25 frame per secondo. Principalmente quello che vado a fare quando vado a realizzare un video musicale è di girare tutte quante le scene, o comunque se ne ho la possibilità lo faccio, ad un alto frame rate, minimo giro tutto a 50 fps. Se poi ho delle scene particolari che so che necessitano di un frame rate ancora maggiore, allora mi appoggio ai 100 fps, 120 fps e così via. Questo perché so che nel mio montaggio poi vorrò sfruttare lo slow motion, quindi rallentare almeno al 50% le mie riprese, velocizzarle di botto e rirallentarle un'altra volta per poi riportarle a velocità normale. E tutto questo per andarmi poi a creare delle transizioni slow motion, che non sono altro che questa tecnica del velocizzare, rallentare, rallentare, velocizzare. Ma poi un altro motivo per il quale tendo a lavorare ad un alto frame rate è che posso andare a rallentarmi tutte quante le mie riprese per andarmi a realizzare delle coperture fashion da utilizzare durante il mio montaggio. Quindi ho il cantante che mi fa quello sguardo, gli faccio fare quello sguardo in camera, gli faccio fare quel movimento di testa, gli faccio magari buttare fuori il fumo. Sono tutte quelle riprese che rallentate mi vanno a riempire in modo fashion il mio video. Però così come ci sono dei pro nell'utilizzare un alto frame rate, ho anche dei contro, che però sono dei contro in base al tipo di camera che utilizzo, perché ci sono delle camere, e non sto parlando di camere di fascia alta, che mi tendono ad abbassare la qualità notevolmente nel momento in cui vado ad utilizzare un alto fps. Io per esempio quando iniziai avevo una Canon 600D e questa Canon 600D lo slow motion a 50 fps me lo faceva esclusivamente a 720, il massimo che io potevo girare era 1080, però comunque lo slow motion me lo faceva a 720. O ancora, se voglio utilizzare una Sony 6300, lo slow motion a 50 o a 100 fps o 120 che sia, lo posso fare soltanto a 1080 e non posso lavorare in 4K, così come se voglio lavorare a 25 fps. Io ultimamente tendo principalmente ad utilizzare la GH5 perché comunque il fattore 4K in slow mi dà molte più possibilità piuttosto che averlo a 1080. So che può sembrare una cosa banale, ma comunque è un fattore da considerare. Ma nonostante ciò, io sono del parere che preferisco tenere una qualità minore ma poter sfruttare un frame rate maggiore, perché la possibilità che mi dà lo slow motion in post produzione, in montaggio, non me la dà Twixtor, non me la dà il rallenti del software interno, non me lo dà l'optical flow di Final Cut, non me lo dà nulla. È comunque diverso, non è la stessa identica cosa rallentare una ripresa che è stata fatta a 50 fps, a 50 in un progetto a 25, piuttosto che rallentare una ripresa a 25 al 50% di velocità. Ma soprattutto un'altra cosa importante e fondamentale è che il nostro progetto, nel momento in cui giriamo in slow motion, dobbiamo impostarlo comunque a 25, così come dobbiamo esportare a 25, altrimenti il discorso che noi abbiamo girato ad un frame rate maggiore diverso dal 25 non ha alcun senso, e ci troviamo da capo con riprese che vanno rallentate con Twixtor, plugin e cose varie. Quindi basta, non voglio vedere più video che mi inviate o video pubblicati online che hanno lo slow motion scattoso, perché raga, non si può vedere, che è una cosa oscena, che di professionalità ha
neanche la grandezza di un granello di polvere, ok? Ho in mente di prepararvi un tutorial dedicato su Final Cut per farvi vedere nello specifico come funziona tutto quanto il processo per fare time warp e time remap, che sono appunto queste tecniche per rallentare, velocizzare, velocizzare, rallentare velocità normale. In ogni caso, mi raccomando, lavorare di slow motion per i nostri videoclip è quella cosa che, se poi viene post prodotta bene, ci fa alzare il livello qualitativo e professionale del nostro montaggio finale. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere con un bel commento qui sotto se avete mai utilizzato questa tecnica, se la conoscevate fino adesso, insomma parliamone, scambiamoci opinioni al riguardo. In descrizione trovate il link a tutti quanti i miei social dove potete iscrivermi, seguirmi, contattarmi e farmi tutte quante le domande che volete inerenti ai prossimi video che realizzerò. Lasciate un bel mi piace, commentate e condividete il video, così mi aiutate a far crescere pian piano questo canale, visto che comunque mi dite sempre più spesso che merito più iscritti, devo avere più iscritti, quindi aiutatemi a far crescere questo benedetto canale. Iscrivetevi al canale, ovviamente attivate anche la campanella, così rimarrete aggiornati su tutti quanti i prossimi contenuti che caricherò. In descrizione vi lascio anche il link al canale Telegram e al gruppo Facebook che ho aperto da pochissimo, dove vi lascio dei contenuti inediti che non metto da nessun'altra parte, dentro nessun altro social. E come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo venerdì alle 14:30 con un nuovo video, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!